Io sono Unitelma, la nuova iniziativa multimediale interamente dedicata agli studenti di Unitelma Sapienza, un modo per raccontarsi e raccontare la propria esperienza presso il nostro Ateneo. Oggi siamo in compagnia di... Kevin e Lauricella. Allora, Kevin, corso di laurea? Giurisprudenza. Giurisprudenza. Come mai hai scelto Unitelma Sapienza? Beh, le motivazioni sono state tante, sono state anche frutto di una lunga riflessione. Io quando frequentavo il liceo sapevo già di dover frequentare insomma, un corso di laurea in giurisprudenza. Ho iniziato a cercare sul web quello che poteva essere il percorso, l'università più adatta a me, e dovevo conciliare questa esigenza con il mio percorso accademico di recitazione, perché io dopo il liceo ho deciso di intraprendere degli studi di teatro che mi occupavano comunque buona parte della giornata. Questo non mi permetteva di frequentare un'università tradizionale, ma sicuramente poter frequentare a distanza le video lezioni mi è stato di grande aiuto perché non ero un non frequentante, quindi che mi perdevo le lezioni, mi dedicavo a quello che mi volevo dedicare nella vita, che per me era la recitazione, ma per altri era ad esempio il lavoro o altre esigenze. Ma avevo comunque la possibilità di seguire le lezioni da casa nell'orario più opportuno. Magari io tornavo dalle lezioni di recitazione alle 3 di pomeriggio, pranzavo e dalle 5 di pomeriggio in poi potevo frequentare le lezioni o la sera, e questo Certo. per me è stato uno dei punti fondamentali che mi ha portato a scegliere Unitelma. Ecco, come si svolgono le lezioni e le attività didattiche? Come le hai affrontate tu? In ogni bacheca di ogni insegnamento ci sono delle video lezioni suddivise naturalmente per argomenti. E ogni studente può accedere alla piattaforma, può trovare il proprio corso in base a quello che, in base alla materia che vuole preparare, insomma, no? Quindi se io ad esempio in questo periodo sto preparando informatica giuridica, accedo alla bacheca di informatica giuridica, trovo tutte le video lezioni dalla prima all'ultima e posso suddividermi come meglio ritengo opportuno. Ho la frequenza delle lezioni, posso vederne una al giorno, ma posso anche decidere di vedere una parte della lezione la mattina e l'altra parte la sera, e soprattutto posso tornare indietro, riascoltare quella parte della lezione che magari mi è poco chiara o non ho capito, e questa è una cosa fondamentale perché mi permette di non lasciare indietro nulla. Magari quando si è a lezione dal vivo uno non capisce una cosa e dice vabbè, me la cercherò su internet, vabbè, la leggerò dal libro. Mentre questa cosa fa sì che abbiamo un quadro molto chiaro, che poi naturalmente integrando con il libro e con tutto il materiale che abbiamo a disposizione, permette di avere un quadro veramente chiaro della situazione. Bene, perché consiglieresti questo corso? Quali sono i punti di forza? Ci sono dei, così, dei consigli che daresti per migliorarlo? Raccontaci un po'. Lo consiglierei, rispondo così perché l'ho consigliato, in realtà io sto al quarto anno e in questi 4 anni mi è capitato di consigliarlo per un motivo fondamentale, per gli esami. Perché gli esami? Perché molti miei amici, anche colleghi di giurisprudenza, si lamentano che all'appello, nella sessione di gennaio, devono sostenere diritto privato, diritto internazionale e altre due materie, e quindi hanno la testa che esplode per questa cosa. Il fatto che Unitelma faccia degli appelli più o meno mensilmente è una questione di grande ausilio per noi, soprattutto per me, perché dal momento che io preparo un esame, so che devo affrontare quello. Una volta sostenuto quell'esame, superato quell'esame, inizio a preparare un nuovo esame. Questo non vuol dire che preparo gli esami in poco tempo, ma vuol dire che preparo gli esami nel tempo che io ritengo opportuno e, no, e mi focalizzo esclusivamente su quello, senza pensare ad altro, perché lo sappiamo, se mettiamo troppa carne nella brace, poi insomma inizia ad essere qualche problema. Invece suddividere lo studio in questo modo è una cosa che dà veramente una grossa mano, e ciò comunque non toglie la possibilità a chi vuole di preparare 2 o 3 esami per un periodo determinato, quindi io posso anche preparare 3 esami e dire li do tutti a dicembre.
Ecco, la tua esperienza Unitelma, descrivici in poche parole cos'è per te Unitelma Sapienza e soprattutto nell'ambito di questa pandemia da Covid-19, se l'Ateneo è stato secondo te vicino agli studenti, se attraverso le sue iniziative, anche queste multimediali, avete trovato, come dire, un riscontro positivo o meno. Per me Unitelma è ormai una grande famiglia perché, per quanto riguarda il rapporto umano, c'è un grande rapporto umano con tutti, sia con i colleghi, sia gli insegnanti si mostrano sempre a disposizione, rispondono in maniera celere, sono disposti, magari non adesso in periodo di Covid perché non ci sono le circostanze adatte, ma sono sempre disposti anche a incontrarci di persona per poter chiarire eventuali dubbi. Noi possiamo porre qualunque domanda al professore, sia per email, sia di persona. In questo periodo di Covid, Unitelma secondo me ha affrontato tutto molto bene, soprattutto per il fatto che già dal primo DPCM di marzo, del lockdown, del blocco delle scuole, delle lezioni universitarie, la sera stessa Unitelma ha garantito il continuo svolgimento degli esami e naturalmente anche delle lezioni sulla piattaforma a tutti i miei studenti. Quindi io non mi sono trovato in difficoltà a differenza di altri che ancora a fine marzo, magari non per fare paragoni con altre università, però purtroppo vivendo nel mondo degli studenti mi ero a farli, ancora non sapevano quando dovevano fare gli esami, come dovevano fare gli esami e con chi dovevano fare gli esami. Mentre io la sera stessa uscito il DPCM sapevo che l'esame era lo stesso giorno, la stessa data, in videoconferenza non di persona, ma comunque per me è stata una grossa garanzia. Poi per il nostro corso di laurea, che gli esami sono comunque tutti orali, farli in videoconferenza cambia veramente poco. Cambia poco, poi naturalmente c'è chi preferisce farli in videoconferenza, chi preferisce farli di persona, io sono uno di quelli che preferisce farli di persona, però comunque mi sono adeguato a farli anche in videoconferenza, sperando che questo periodo comunque passi presto. Bene, allora Kevin, grazie. Io ricordo anche a tutti coloro i quali volessero raccontare la propria esperienza di studio e di vita presso Unitelma Sapienza che possono scriverci a ufficio stampa chiocciolaunitelmasapienza.it. Grazie Kevin. Grazie, buona giornata. Grazie a voi.